Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video della settimana. Allora, come state? Spero tutto bene. Questo sarà un video un po' aggiornamento, finalmente mi faccio vedere, però dovete sapere che oggi ho anche girato un altro video che penso che uscirà comunque forse questa settimana. Sto assolutamente cercando qualcuno che mi possa aiutare con l'editing dei miei video, quindi se qualcuno volesse contribuire, pagato ovviamente, può contattarmi magari su Instagram, ecco, e se è idoneo e vi chiederò di editarmi i video perché voglio continuare a portare contenuti, però sto facendo un po' fatica a editare questi video, quindi chi volesse contribuire o se conoscete qualcuno che potrebbe aiutarmi a editare i video, fatemelo sapere, che così possiamo metterci d'accordo. In ogni caso, ragazzi, come state? Questo sarà un altro video. Oddio, vedete, ho comprato queste luci nuove e cambiano colore un po' a random, non so ancora usarle, ma perché? Ecco, sono un Simpson. Vabbè, non mi dispiace, fa molto, non lo so, tengo così o così. Beh, scrivetemi nei commenti se preferite la luce gialla o la luce blu. Giallo, blu, giallo, blu. Ah, questo forse è il mio preferito, una gialla e una blu. Ho visto il film Luca, mi è piaciuto un sacco, della Disney. Ho anche visto un film chiamato Mitchell, forse, su Netflix, anche bellissimo. E ho anche visto Cruella, visualmente bellissimo. Beh, il contenuto in sé era un po' così, però l'ho apprezzato molto e mi sono piaciute entrambe i main character. Comunque, sì, è un video in cui mi parlo dei cazzi miei, però questo voleva essere un video in cui mi facevo vedere perché era un po' che non mi vedevate, mi siete mancate. Volevo dirvi che spero che state tutti bene. Volevo portarvi un po' in giro per Tokyo perché di ultimo sono diventato un grande fan di questa serie. È un dramma giapponese che non credo si siano su Netflix Italia, però è questo giapponese che va in giro per ristoranti e fa un po' il gourmet. E di ultimo mi è presa anche a me questo sfizio di andare un pochino un po' in tutti i ristoranti a provare le pietanze più buone. Quindi in questo video voglio farvi un attimino vedere che cosa ho mangiato questa settimana e com'è andata. Ragazzi, mi sta comunque seguendo il personal trainer. Siccome ho la possibilità di mangiare poche volte cose che mi piacciono, cerco ogni volta di far sì che sia un'esperienza unica e irripetibile. E quindi sono andato a mangiare afghanistano questa settimana, sono andato a mangiare in questo ristorante che è sia hawaiano, però più che altro è giapponese, di quei giapponesi che sono andati alle Hawaii dopo il periodo Edo, quindi appena praticamente il Giappone ha riaperto i confini durante la restaurazione Meiji, la tipica cucina giapponese dei primi giapponesi che sono andati alle Hawaii e hanno iniziato un pochino a sperimentare anche con la cucina locale. Devo dire che hanno usato tantissimo lo shuga, è stata proprio una di quelle esperienze culinarie un po' particolari. Se vi capita, assolutamente andate in questo ristorante. Voglio fare una lista con tutti i ristoranti, magari ve li metto qui sotto, e chi volesse provare qualcuno di questi ristoranti può andarci, perché no, e si potrà divertire. Poi, vita lavorativa e vita universitaria. Ancora non ci credo che ho finito gli esami, pensavo di farvi anche un video in cui vi andavo nel dettaglio degli esami, non so se vi possa interessare, però prendevo uno a uno gli esami e vi spiegavo il modo in cui sono riuscito a fare la magistrale in 8 mesi. Se vi potesse interessare, scrivetemelo qui sotto e probabilmente lo farò. Mi fa strano essere qui adesso su YouTube, ma spero di riuscire a trovare, come vi dicevo a inizio video, qualcuno che mi possa aiutare con l'editing, che così posso ricominciare a fare video un po' più di spesso, un po' più spesso. Vabbè ragazzi, ho parlato fin troppo, io adesso vi lascio un pochino con il video di oggi e ditemi che cosa ne pensate di tutte queste prelibatezze e scrivetevi il minuto di quello che volete mangiare di più. Vi saluto e alla prossima, ciao! Bene ragazzi, eccovi arrivati al mio weekend, che sono andato alla stazione di Yoyogi sabato mattina, che mi sono allenato con il mio trainer. Dopodiché sono andato al Combini a bermi un caffè e mi sono anche preso questo pollo con un po' di formaggio e questo pane che pensate ha solo 63 calorie. Poi sono andato a pranzo in questo ristorante hawaiano, come vi dicevo a inizio video. Guardate che carina l'atmosfera. Piccolo dettaglio, il proprietario, che era palesemente giapponese, mi ha detto che era canadese. Vabbè, era un simpaticone comunque, vi consiglio di parlare con lui perché vi divertirete. Questo
è il cibo che mi sono gustato con Sadakatsu. Guardate quante belle cose, era veramente buonissimo. Poi quel shuga, tutto quello là che vedete, gli ha dato veramente un tocco in più. È stato veramente delizioso, dovete assolutamente andarlo a vedere. Poi sono andato a comprare dei fiori a Aoyama, qui. E ecco, questa è la piantina che ci siamo presi. E mi sono anche gustato un buon taiyaki con i fagioli dolci, però non erano troppo dolci. Dopodiché mi sono recato nella stazione di Higashinakano, dove sono andato a farmi una cenetta in questo bel posticino afghanistano. E questo è il posto, visto anche da fuori, guardate che carino, è a 2 minuti dalla stazione. Questo è il nome del ristorante a chi interessasse. E niente, si respirava veramente una bella atmosfera in questo luogo. Guardate qua l'interia, mi piace quando si usa tutto questo marrone, non lo so, mi fa sentire un pochino attraente. Mi sono subito preso un Uronhai, che sarebbe praticamente il tè con dentro il sake. Poi mi sono preso questi buoni spiedini di carne, questa era di pecorella. E poi mi sono anche preso questa specie di spezzatino macinato, non so come volete chiamarlo, afghano, buonissimo. E anche questo pollo, che non era niente male. Oddio, non ricordo, sì, dovrebbe essere pollo. E ancora un po' di agnello, perché no. E la cena era stata veramente deliziosa. Non è neanche costata tanto, perché una 50 euro. Questi qua che vedete sono i lavori in corso. Siamo arrivati a domenica. Domenica mi sono preso un caffè di prima mattina in questo bel baretto. E guardate anche la croissant che mi sono preso al cacao, che meraviglioso aspetto che aveva. E anche il cappuccino con la cannella. Poi sono andato in cima a Takashimaya, dove c'era praticamente questa terrazza tutta verde. E quale momento migliore se non questo, quello di andare a farsi un buon pranzetto in questo ristorante super giapponese, cinese, scusate. Mi sono gustato questa vista meravigliosa e mi sono preso il mio adorato Mabo Tofu della cucina di Sichuan, che sapete quanto io adoro la cucina di Sichuan. C'era anche questa zuppetta, ovviamente il riso e una insalatina. Tra l'altro poi mi sono preso un po' di dim sum, questo è un po' tipico della cucina di Hong Kong più che di Sichuan. Guardate qua, lo intingo rigorosamente nella salsa di soia e me lo gusto. Questo invece aveva all'interno i gamberetti, anche questo era col gamberetto. E poi per dolce questo sempre con i fagiolini dolci e un po' di anin tofu, per rimanere in tema. Adesso il pomeriggio mi sembra che mi sono concentrato principalmente a studiare, a preparare qualche video. Sono anche andato in palestra ancora e poi sono andato a fare questa pericina, che poi è diventata una cena, in cui mi sono preso alcol, come potete vedere. Poi queste buonissime conchiglie, non so che conchiglie siano, comunque con il vino, e anche questo carpaccio buonissimo e questa pizza che era veramente sottilissima. Ecco, questo è stato il mio weekend, queste sono tutte le cose meravigliose che mi sono mangiate. Scrivetemi qui sotto quale di queste cose vorreste mangiare di più e io spero di vedervi al prossimo video e spero di riuscire a farlo uscire per questo weekend. Magari venerdì vorrei parlare di un serial killer un po' particolare. Mi raccomando, se siete arrivati fino qui lasciate un mi piace e commentate con una carota, facciamo. Vi saluto e un abbraccione da Seba.